Buongiorno a tutti, volevo ringraziare il ministro Carfagna che è venuto nella nostra sede comunale per tecnico. Volevo ringraziare per l'impegno che sta mettendo come ministra del Sud nei confronti di Napoli, per i tanti temi che abbiamo insieme, di cui abbiamo insieme discusso, per il supporto che sta dando. Problematiche del nella città. Oggi è stato un incontro molto importante perché abbiamo una serie di punti che sono i punti decisivi per il futuro della città. Diciamo, l'accelerazione del recupero dell'area di Bagnoli, che credo sia veramente la sfida delle sfide di Napoli, dopo quasi credo 30 anni in cui purtroppo il profilo di Bagnoli non è cambiato, scendendo da Poroggio vediamo che le cose restano sempre uguali, sebbene ci siano stati degli interventi, ci siano degli interventi in corso, credo che sia arrivato il momento per poter Dare un'accelerazione. a quelli che sono i lavori di bonifica e di realizzazione delle opere, per finalmente Alle passare. buone intenzioni e ai fatti, quello che si aspettano i cittadini e la città, e trasformare Bagnoli in una grande risorsa ambientale, una grande. Grande risorsa civile, ma anche una grande opportunità di investimento e di crescita economica. La città, ma soprattutto per i quartieri, per quei quartieri che sono vicini a Bagnoli e che necessitano di infrastrutture, di nuovi spazi verdi, ma anche di nuovi investimenti e nuovo lavoro. Abbiamo quindi discusso di quello che sarà il percorso che porteremo avanti in questa. Presa in carico da parte mia del commissariato e di quelle che sono le necessità dal punto di vista economico, progettuale, diciamo, da mettere subito a punto. Abbiamo poi parlato, professore, aspetti che sono legati al PNRR, la necessità di mettere a terra una serie di progetti e di finanziamenti che ci sono per la città, ma che hanno bisogno di azioni veloci, di supporto tecnico, di grande concertazione tra il Comune e il Ministero del Sud e gli altri ministeri interessati. Penso che ci sia una piena sintonia, poi lascio la parola al Ministro. Veramente stiamo lavorando con un metodo nuovo di grande concertazione e di grande cooperazione, guardando essenzialmente al bene della città, al bene dei cittadini e soprattutto alla realizzazione in tempi certi di opere che si stanno aspettando da tanti anni. Grazie e lascio la parola al Ministro. Grazie Sindaco, sono io che ringrazio il Sindaco di Napoli per l'accoglienza, ma anche per la passione e la Grazie. competenza con cui si sta occupando di Napoli e di antiche ferite che affliggono questa città. Si parla tanto di patto per Napoli, io posso dire, noi possiamo dire, Sindaco, che nell'ambito delle mie competenze un patto per Napoli è stato siglato. Per quello che riguarda tre grandi progetti di sviluppo per la città di Napoli. Intanto Bagnoli, la riqualificazione ambientale, la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli, la restituzione alla città del complesso monumentale dell'Albergo dei Poveri e anche un progetto di sviluppo da finanziare attraverso un contratto istituzionale di sviluppo dell'area che va da Napoli Est al Vesuvio a Pompei. Questi sono i principali dossier che abbiamo affrontato nell'incontro con il sindaco. Per quello che riguarda Bagnoli, sapete tutti che è stata approvata una riforma che ha affidato al sindaco i poteri commissariali e ha anche affidato allo stesso sindaco, commissario di Bagnoli, le leve necessarie per poter imprimere un'accelerazione rispetto al cronoprogramma di riqualificazione dell'area di Bagnoli. Per quello che riguarda invece l'Albergo dei Poveri, anche qui sapete che il finanziamento per riqualificare e ristrutturare
Il complesso monumentale è stato inserito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con il sindaco abbiamo discusso su quali possano essere le migliori modalità organizzative e gestionali per realizzare l'intervento nei 5 anni che l'Europa ci assegna per utilizzare i fondi che ci sono stati attribuiti. Per quello che riguarda il contratto istituzionale Vesuvio, si tratta di una progettualità che il Ministero per il Sud lancerà, avvierà nei prossimi giorni, sul modello del contratto istituzionale per la Terra dei Fuochi, che è stato già avviato nelle scorse settimane, che ha raccolto tra l'altro progettualità importanti per oltre 1 miliardo di euro. Naturalmente non tutte le progettualità saranno ammesse al finanziamento, ma anche con questo contratto istituzionale di sviluppo contiamo di sollecitare la capacità progettuale dei comuni, a partire da quello di Napoli, che sarà coinvolto per la municipalità 4 e per la municipalità 6, per attività di riqualificazione, di rigenerazione e di infrastrutturazione, anche per quello che riguarda eventuali infrastrutture sociali che dovessero interessare al territorio. Siamo naturalmente intenzionati con il sindaco, siamo d'accordo a mettere da parte, ad archiviare le conflittualità che in passato hanno purtroppo interessato, in alcuni casi compromesso, i rapporti tra amministrazione comunale e governo centrale. Siamo concordi sulla necessità di avviare una nuova fase, di lavorare insieme nell'interesse della città, e sono certa che grazie a questo metodo improntato alla collaborazione saremo in grado di avere risultati importanti per questa città. Se ci sono domande, un paio di domande per il ministro, poi dobbiamo scappare. Sì, Elio, vai. Elio. Anche il sindaco però, se vuole. Lui non è sul tasso per Napoli, è stato qualche giorno fa a Napoli per l'iniziativa del Corriere e ha detto che la questione era all'attenzione del governo, se in questi giorni sono stati fatti dei passi avanti. E poi sempre sul fatto per Napoli, ieri il governatore De Luca ha detto se ci dovesse essere una dilazione, una grossa dilazione del tempo per ripagare il debito, sarebbe già un grosso passo avanti, e chiedo se questa è una possibilità. Allora guardi, ho condiviso sin dal primo momento l'allarme lanciato dal sindaco Manfredi. Da consigliere comunale mi sono naturalmente occupata del bilancio di Napoli, conosco la situazione dei conti del comune di Napoli e so bene che è un peso che la città di Napoli non può più permettersi di sopportare. Tra l'altro Napoli è soltanto la punta dell'iceberg di una situazione molto diffusa che riguarda l'intero territorio nazionale, in particolare il Mezzogiorno, perché dai dati ANCI che abbiamo a disposizione risulta che sono circa 800 i comuni in gravi condizioni economiche e finanziarie, e la maggior parte di essi si trova nel Mezzogiorno. Ho già detto e lo ripeto che la situazione dei conti del Comune di Napoli è all'attenzione del Governo. Sono in corso interlocuzioni costanti tra il MEF, il Ministero del Sud e il Comune di Napoli, e stiamo valutando le soluzioni migliori per consentire al Comune di Napoli di avere spazi economici sufficienti per poter garantire i servizi essenziali ai cittadini napoletani e per potersi liberare del fardello del debito storico. Per quello che riguarda la proposta del governatore De Luca, si valuta anche la possibilità di dilazionare ovviamente il debito per creare spazi e margini di manovra. È naturale che questo significa scaricare poi sulle future generazioni il peso di questo debito, e questa non è una cosa insomma che ci entusiasma, per cui siamo al lavoro per individuare la soluzione più ragionevole e più equilibrata possibile. Posso?
Vai Paolo. Sono Paolo Corso del Corriere. Volevo chiedere, ma formalmente il sindaco è già commissario di Bagnoli? Sì, 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 la legge è già... Sì, è un decreto legge, quello nel quale è stato inserito. Sì, 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 assolutamente. Assolutamente. E un'altra cosa, per quanto riguarda diciamo la sua area politica di riferimento, ha dato disponibilità a seguire questo patto per Napoli in maniera diciamo convergente con le altre forze politiche? Ce lo può confermare? Io avrei questo dato patto per Napoli, cioè il, diciamo, l'impegno a favore della città per un piano di salvataggio. Ah no, beh, lei si riferisce forse alle dichiarazioni ieri dei consiglieri? Sia dei parlamentari? Sono dichiarazioni, sì, quelle di ieri sono dichiarazioni assolutamente che vanno nella direzione giusta, le condivido. Le condivido perché di fronte alla possibilità che la terza città di d'Italia, che la capitale del Mezzogiorno possa fallire, diciamo che non esistono bandierine di partito da far sventolare, ma esiste soltanto l'interesse della città da salvaguardare e da preservare. Quindi sono assolutamente posizioni di buon senso che non posso che condividere. Ciao Mara, buonasera. Vuoi dire sull'albergo dei poveri? Puoi dare qualche dettaglio in più? Perché l'albergo dei poveri, come diceva il sindaco, si dire della copia. Il simbolo di una Napoli che non riesce a muoversi, è immobile come Bagnoli. Sì, senza enfasi e senza retorica ci piacerebbe che sia l'albergo dei poveri che la riqualificazione di Bagnoli potessero rappresentare anche il simbolo del riscatto del Mezzogiorno. Il tutto da fare, e qui condivido le preoccupazioni del sindaco Manfredi, il tutto da fare attraverso anche un'operazione verità, cioè raccontando ai cittadini davvero le cose che si possono fare, senza alimentare speranze e aspettative che poi rischiano di andare deluse. Per quello che riguarda l'albergo dei poveri, abbiamo ragionato con il sindaco sulla possibilità di siglare un accordo di programma quadro tra Ministero del Sud, Ministero per i Beni Culturali e Comune di Napoli, per stabilire insieme le tappe del cronoprogramma che siamo intanto obbligati a rispettare se vogliamo evitare il definanziamento secondo le regole del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche per decidere insieme sulla destinazione del complesso monumentale, visto che tante sono le suggestioni che sono arrivate anche in questi mesi, grazie per esempio alla consultazione pubblica che lo stesso Ministero del Sud ha avviato qualche mese fa, 100 idee per l'albergo dei poveri, ne sono arrivate più del doppio. È importante quindi stabilire insieme, anche insomma, prestando il dovuto ascolto alla società civile, al mondo dell'associazionismo, alle tante voci autorevoli che si sono levate per fornirci idee utili, quale possa essere la destinazione migliore dell'albergo dei poveri. No, io su questo punto volevo solamente, esattamente d'accordo con quanto esposto il ministro, che ieri è stato qui anche il ministro Franceschini, che anche lui è interessato a questo tema, è una linea che abbiamo condiviso anche col ministro, quindi insomma di lavorare insieme in comune i due ministeri per definire al meglio quelle che sono le prospettive dell'albergo dei poveri. È evidente che il comune adesso la ripartenza della città rispetto alle città del nord invece che sono in ripresa, e questo potrebbe comunque aumentare il divario tra nord e sud. Quali sono le linee da seguire? Cosa ha chiesto al governo per essere aiutati? Ma senza dubbio noi oggi abbiamo una grande opportunità, quindi anche questa giornata lo dimostra, che noi possiamo fare tanto insieme. Napoli rappresenta la più grande città Sud, il vero motore della ripartenza del Mezzogiorno, e quindi quello di cui noi abbiamo bisogno, l'abbiamo detto, è grande collaborazione istituzionale per gli investimenti, e questo lo stiamo già mettendo in campo. Oggi è un incontro importante che va proprio in quella direzione. Abbiamo bisogno di
competenze, di personale che ci consente poi di realizzare le cose, e abbiamo bisogno ovviamente di un intervento governativo che ci aiuti a mettere in ordine il nostro bilancio, e questo ci permetterà anche di sfruttare le opportunità del PNRR, di creare una nuova legge di sviluppo e di fare in modo che la futura stagione, questa è intenzione mia, intenzione del Ministro Carfagna, sarà una stagione in cui i divari si debbono ridurre, non debbono aumentare. I momenti di ripartenza sono i momenti in cui noi dobbiamo ricucire l'Italia, perché solo in questa maniera tutta l'Italia cresce. Questa è una posizione che penso noi condividiamo, è la linea che credo su tutte le forze politiche che hanno a cuore il Mezzogiorno e Napoli hanno, e su questo credo che ci sta una perfetta unione di intenti. Dobbiamo mettere da parte le ideologie, questa è la stagione del fare, del lavorare insieme, del guardare gli interessi dei cittadini, nel dire la verità, perché la verità è quello che ci aiuta poi a realizzare le cose. Questo è il metodo che noi utilizzeremo su Bagnoli, utilizzeremo sull'Albergo dei Poveri, su tutte le opere che noi faremo. È una linea pienamente condivisa col Ministro e con gli altri ministri, faremo questo perché è quello di cui Napoli ha bisogno. Molto velocemente, a proposito del piano nazionale, prima lei parlava di azioni veloci, supporto tecnico in parte ha anche risposto e tempi certi. Quali sono questi tempi e se ci può dire qualcosa in più su qual è il supporto tecnico di cui abbiamo bisogno? È una domanda per entrambi. Allora, per quello che riguarda i tempi certi sono quelli che ci impone Bruxelles e che ci impone il regolamento del piano nazionale di resilienza. Le opere vanno completate entro il 2026, ogni linea di intervento, ogni investimento deve rispettare un percorso che prevede obiettivi finali, pena il definanziamento. Noi siamo soggetti tra l'altro a un controllo semestrale da parte della Commissione Europea. Questo è anche un incentivo alle amministrazioni locali, ma anche alle amministrazioni regionali e nazionali a fare presto e a fare ovviamente bene. Per quello che riguarda l'assistenza tecnica, questo è, come dire, un assillo non soltanto dei sindaci, delle amministrazioni, degli amministratori locali, ma anche mio personale, lo è stato sin dal giorno del mio insediamento, tant'è che prima ancora di consegnare il piano nazionale di ripresa e resilienza a Bruxelles a fine aprile, già a fine marzo con il ministro Brunetta abbiamo pubblicato un bando, un avviso pubblico per l'assunzione di 2.800 profili tecnici per irrobustire le pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno. Il primo bando ci ha consentito di selezionare quasi 800 profili, ne abbiamo pubblicato un altro qualche settimana fa che ci consentirà di coprire le posizioni mancanti entro la primavera. Lo avevo detto e sono insomma nelle condizioni di confermarlo, stiamo lavorando ad un'altra soluzione per fornire ulteriori 500 profili entro il 31 dicembre, sempre alle amministrazioni del Centro-Sud, a valere sui fondi del PON Governance, e dal 1 di gennaio, nel successivo semestre, siamo nelle condizioni poi e lavoreremo per raddoppiare questa dotazione. Quindi da questo punto di vista non solo condividiamo l'allarme degli amministratori locali, ma cerchiamo anche di fornire loro soluzioni. Ministro, sposto un attimo l'attenzione sul Covid. Si parla molto di restrizioni per i Novax, durante il Novax, secondo lei potrebbe essere una soluzione in questa fase? Guardi, i numeri del nostro paese sono numeri diversi rispetto a quelli per esempio austriaci o tedeschi, e questo testimonia che la strategia del governo su vaccini e Green Pass è una strategia che va nella giusta direzione. Tutte le regioni italiane sono ancora in zona bianca, il sistema sanitario regge e nonostante l'aumento dei contagi la situazione è sicuramente sotto controllo. Questo non vuol dire che non bisogna che si può abbassare la guardia, e bisogna naturalmente essere grati alle nostre autorità sanitarie, al generale Figliuolo, ma anche al governo, perché
Se avessimo dato retta a chi invece ci chiedeva di abbassare la guardia, oggi probabilmente saremmo nelle condizioni di Austria o di Germania, che non a caso considerano l'Italia un modello. Dico questo per dire che se la situazione dovesse naturalmente peggiorare, siamo pronti a prendere ogni decisione utile per scongiurare l'avvento di una quarta ondata che in Europa sta assumendo dimensioni preoccupanti. Questo al momento ancora non c'è, siamo naturalmente pronti a intervenire qualora la situazione dovesse peggiorare. Ministro, l'ultima sentenza del Consiglio di Stato, che è la scadenza per quanto riguarda le concessioni, un tema che interessa tanti imprenditori, molti, ecco, quale potrebbe essere l'intervento del governo? Guardi, le sentenze ovviamente si rispettano, quello che posso dire è naturalmente un discorso che meriterebbe più tempo e mi scuso, ma non ho abbastanza tempo a disposizione. Bisogna scongiurare soluzioni che possano penalizzare quelle migliaia di imprenditori balneari che in tutti questi anni hanno messo in campo investimenti importanti. Quindi se si deve aprire il mercato, se si deve aprire anche questo tipo di settore alla concorrenza, non lo si può certo fare penalizzando in tutti questi anni sito per rendere le nostre spiagge fruttifere, e quindi bisogna immaginare anche iniziative che vadano nella direzione di compensare i gestori e di risarcirli. Poi vedremo, insomma, il governo si è riservato di intervenire a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, la pronuncia c'è stata la settimana scorsa, ci mette il lavoro per compensare questi due interessi, l'interesse ad aprire il mercato alla concorrenza, ma anche l'interesse a chi ha effettuato investimenti a non vedersi penalizzato. Grazie mille.